Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Un saluto agli amici di Wine Soundtrack, ben trovati. L'ospite di oggi è Emanuela Mastrodomenico e l'azienda si chiama Vigne Mastrodomenico. Ben trovata Emanuela. Ciao a tutti, sono contenta di essere qui con voi. Appunto l'azienda, come ha detto, si chiama Vigne Mastrodomenico e Mastrodomenico è il cognome del mio papà ed è sicuramente il fondatore dell'azienda, perché ha impiantato dei bellissimi 8 ettari di vigneto biologico, creando ciò che nessuno avrebbe mai pensato. Adesso questi 8 ettari danno alla luce circa 25.000 bottiglie di produzione annua, coltivate con amore, diciamo, sia dal vigneto che fino alla cantina. Noi produciamo sostanzialmente Aglianico del Vulture, Aglianico del Vulture che si trova nella meravigliosa regione della Basilicata, una regione forse non ancora molto conosciuta, ma che vi invito davvero a venire a conoscere con passione e forza, la stessa forza che scaturisce dai nostri vini, vini che sono vulcanici, come appunto il Monte Vulture, che è uno dei più antichi vulcani che noi abbiamo nella nostra bellissima storia. Senti, queste poche e preziose bottiglie, dove sono conosciute in tutto il mondo? Devo dire che caso ha voluto che la nostra crescita aziendale ha guardato molto ad Oriente. Quindi è successo che soprattutto i mercati orientali sono stati i primi. Poi successivamente abbiamo avuto contatti, vendiamo in America e in Europa. Però ecco, forse l'Oriente ha guardato un po' per primo a Vigne Mastrodomenico e devo dire in questo particolare momento ciò mi fa particolarmente felice. La bottiglia più cara della tua cantina, quanto costa? Non ha prezzo, non ha prezzo, perché ogni bottiglia per me è cara. Sicuramente la più importante è quella dell'Icos, però se dovessi parlare di prezzo credo che quello sia imparagonabile rispetto alle soddisfazioni e all'amore che noi mettiamo nelle nostre bottiglie. Emanuela, arriviamo invece a te, il tuo primissimo ricordo legato al vino. Vabbè, qui mi sciolgo, mi sciolgo, perché sicuramente i ricordi legati al vino per me sono emozioni a 360 gradi. Dovessi pensare a una persona, penserei subito al mio babbo, alla sua caparbietà e alla sua tenacia, che sicuramente mi ha trasmesso nel modo di lavorare. E poi i primi ricordi sono quelli legati alle vendemmie, legati ad esempio al fatto, quando ero piccolina, magari ecco, non c'erano temporali durante la notte, io andavo a svegliare il mio babbo e dicevo: papà, ma questa pioggia farà male alla nostra uva? E quindi forse questo è il ricordo più simpatico di me bambina, che mi preoccupavo per la mia vigna. E il papà è anche la figura, quindi, che ti ha dato grande ispirazione e che tuttora è per te il riferimento nel tuo lavoro? Sì. Sì, perché papà mi ha dato il senso del rispetto della gente e la grande importanza che noi dobbiamo alla nostra identità. Mio padre dice sempre che in ogni bottiglia di vino c'è il nostro onore. Il nostro onore è in senso lato, non solo come famiglia, come persone, ma anche come regione, come Italia. Quindi è bellissimo poter comunicare il vino italiano con il senso della responsabilità di mantenerlo ad altissimi livelli di qualità. E il mantra nella tua azienda qual è? Il mantra: lavorare, quello il primo, e il secondo, perché ne ho anche un altro che ho messo anche nel mio logo, è Nunc vino pellite curas, che è un detto del poeta Oraziano, o meglio di Orazio, è un detto di Orazio, tra l'altro poeta che ha i natali a Venosa, e Venosa è una delle città, sicuramente una piccola cittadina molto carina che abbiamo nel Vulture, dove appunto già nei tempi dell'antica Roma si beveva vino, e quindi Orazio, quando diceva Nunc vino pellite curas, voleva dire adesso curatevi, guaritevi, ho tutti i vostri affanni bevendo un buon calice di vino. Quindi
Se non avessi fatto la vignaiola, quale altro mestiere avresti fatto? Ecco, anche qui scaviamo nel profondo del, diciamo, del, anche del, proprio della mia persona, perché io i miei studi ho studiato legge. Volevo occuparmi di giustizia, volevo esercitare questa professione anche impegnandomi in modo molto profondo, quindi ho studiato davvero tanto. Quindi forse sarei stata un giudice o un avvocato, però devo dire che le vigne hanno avuto un altro tipo di fascino su di me, perché lì si è concentrato da una parte l'amore per la mia terra, che mi ha portato indietro, e quindi con le valigie, anch'io come giovane, ero una giovane donna con le valigie, ho deciso di lasciare queste valigie a terra e di credere nella mia Lucania, e credo che questo sia forse la scelta che non ha nessun prezzo. Quindi magari se avessi fatto il giudice o l'avvocato avrei avuto un altro tipo di vita, però la grande soddisfazione, ecco, di mettere le mani nella terra, quella è una cosa meravigliosa. E se dovessi dirmi un pregio o un difetto del tuo lavoro oggi? Allora, un pregio che c'è tanto cuore, passione e volontà. Questi tre elementi dal punto di vista professionale si traducono in capacità di migliorare il proprio modo di lavorare e di poter incontrare nel proprio cammino un team adatto, un team che ti sproni di fare squadra. Quindi sicuramente un pregio del mio lavoro è quello di fare squadra con i miei collaboratori e anche con gli altri produttori. E un difetto è che purtroppo questo fare squadra non finisce mai, e quindi ci si ritrova sempre coinvolti. Ormai non c'è un discrimine tra la vita privata e il lavoro, quindi forse siamo un po' destabilizzati. Passeggiando nella tua vigna trovi una lampada magica, puoi esprimere tre desideri, quali sono? Allora, il primo desiderio è quello di poter mettere radici con la mia vigna, quindi di crescere insieme a lei. Secondo desiderio è quello di che anche i miei figli facciano lo stesso, perché ritengo che tutto ciò sia importante, anche se ha il senso del nostro mestiere. E poi c'è un terzo, un po' più pragmatico forse, meno poetico rispetto agli altri, però davvero mi piacerebbe rivedere Jancis Robinson, che circa 10 anni fa assaggiò i nostri vini, spronandoci a lavorare, a continuare a lavorare proprio nella qualità. E mi piacerebbe rivederla, chissà un domani ciò non possa avvenire. Senti, tu sei molto legata ai tuoi vigneti, ma se dovessi in qualche modo gemellare, no, questi vigneti con un'altra area vitivinicola nel mondo, quale potrebbe essere? Guarda, ce ne sono tante, sicuramente mi piacerebbe pensare ai nostri vigneti come i vigneti francesi, perché secondo me sono dei piccoli giardini, delle piccole opere d'arte, però in realtà è difficile trovare un gemellaggio, perché le nostre vigne, che vi invito davvero a visitare, prendono forza dal nostro vulcano, dal nostro vulture, e quindi sono davvero uniche e irripetibili. Il gemellaggio è relativo, è qualcosa che forse viene dopo. Cosa pensi delle guide di settore? Le guide di settore sono estremamente importanti, perché comunque orientano il consumatore in quello che è una piccola giungla, orientano il consumatore ad una scelta consapevole e ragionata, quindi credo siano estremamente importanti. Però è altrettanto importante il contatto diretto dei produttori con la gente, quindi le guide di settore avrebbero poco senso se il produttore in prima persona non si mette in gioco e quindi non si presenta in prima persona, quindi è un lavoro sinergico tra produttori e guide. Io avrei una domanda dove sostanzialmente ti do un budget illimitato per sceglierti un testimonial a favore della tua prossima campagna pubblicitaria, quindi a questo punto mi pare di capire che sei la candidata numero uno. Scusate, ma insomma sì, diciamo che non riesco a trovare nessun personaggio che riesca a rappresentarmi meglio, e questo non è per presunzione, ma perché è una storia personale quella del mio amore con la mia vigna.
e quindi ci metto io in gioco, e quindi perché come ho sempre dico, non c'è nessuno peggio di me, quindi mi prendo tutte le responsabilità di questa scelta. Ed è una garanzia, no? Lo spero. Senti, tornando invece sempre al consumatore, che oggi oltre ad avere a disposizione le guide, c'è questo fenomeno, no, di queste app che in qualche modo danno dei suggerimenti sia dal punto di vista del prezzo che il gradimento del pubblico. Vivino sta oltrepassando 13 milioni di utenti. Come la vivete questo fenomeno? Io lo vivo in modo positivo. Confesso che anch'io le utilizzo, per cui sarei, anche in questo ci vuole sincerità. Le vivo in modo positivo, però ripeto, anche perché penso che la comunicazione si stia evolvendo proprio da questo punto di vista, quindi ormai non è solo questione di social, ma quanto davvero di comunicazione globale, e quindi questi strumenti sono estremamente importanti, però ovviamente lì è necessario sempre comunque il filtro della qualità. Per cui anche lì bisogna saperli utilizzare con il giusto approccio. Allora, sappiamo che gli stranieri associano il Made in Italy a valori come bellezza, passione, creatività, lusso, cultura e qualità. Dove si colloca il vino, il tuo vino? Il mio vino penso che sia cultura e qualità, lo dico con estrema convinzione. E poi passione, quindi è a metà tra questa scala di valori. Cambiamo invece un attimo il tema, e il cambiamento climatico, un tema molto attuale, quali ricadute sulla tua azienda? È un tema estremamente attuale e delicato, perché io dico sempre che le vendemmie non sono più quelle che avevamo circa 10 anni fa. Il clima e l'inquinamento hanno modificato i tempi delle stagioni, e quindi il vignaiolo si trova davanti a ciò che prima non aveva avuto esperienza. Gli inverni magari, ecco, non sono estremamente freddi, magari l'estate invece succede che abbiamo dei picchi di freddo estremamente alti, e tutto questo purtroppo incide sul livello di maturazione delle uve. E allora fare qualità con un cambiamento climatico di questo tipo vuol dire, gioco forza, ridurre le rese oppure aumentare le superfici vitate, perché comunque la natura ha il suo tempo, e ritengo che bisogna rispettare questi piccoli canoni. Emanuela, consumatrice, il vino per te è bianco, rosso o rosé? È tutto, il vino è vita, il vino è social, è convivialità, e quindi secondo me un buon vino, che sia bianco, rosso, rosé, è sempre perfetto. Fermo o bollicine? Ma guardi, in realtà tutte e due, anche qui sia fermo che bollicine. Se dovessi scegliere, però davvero personalmente credo sia fermo. Magari un aglianico del Vulture, l'Icos, no? Che ne so, o comunque un aglianico del Vulture. Bollicine italiane o francesi? Beh, qui sfondiamo una porta aperta, perché purtroppo c'è da dire che dai francesi abbiamo da imparare, però anche le bollicine italiane stanno crescendo di qualità e di attrattività. La parola del vocabolario enologico che ti piace di più? Terroir. Abbinamento cibo e vino, la tua accoppiata vincente? Allora, ne ho portate parecchie di accoppiate vincenti, però diciamo con il mio vino io ci metto una salsiccia lucana o un bellissimo caciocavallo podolico. Cioè anche lì sfondiamo una porta aperta, si vince sempre. Senti, invece, a proposito di gastronomia e di cucina, spesso in televisione vediamo proprio un grande palinsesto su quello che sono i programmi televisivi come Hell's Kitchen, Masterchef, dedicati alla cucina, ma pochissimo sul vino. Secondo te perché? Perché il vino bisogna saperlo comunicare, quindi forse bisogna studiare un po' di più prima di parlare di vino. E quindi è facile forse magari mettersi a cucinare, però sul vino ci vogliono persone preparate, e credo che questa sia la generazione giusta, quindi magari perché no un bel talk show sul vino non farebbe male a nessuno. Per una serata di seduzione che vino ordineresti? Aglianico del Vulture. Si può fare l'aglianico un cocktail?
Beh, sì, assolutamente sì. Ho assaggiato alcuni cocktail a base di aglianico, estremamente interessanti. E quindi è da provare. Ne ho bevuti. Devo chiedere la ricetta a qualche esperto. Però so di una piccola chicca con aglianico, del vulture, una bevanda frizzante che non dico il nome, e una piccola chips di peperoni crusco. Quello secondo me è un cocktail estremamente interessante. Gli ascoltatori, dimentichiamoci dello spritz. Il miglior consiglio che hai ricevuto per il tuo lavoro? Il miglior consiglio che ho ricevuto per il mio lavoro me l'ha dato il mio babbo e la mia mamma. Lei mi diceva sempre: rimani sempre te stessa, credi in ciò che fai e vai avanti con il sorriso. E quindi questo è il vero grande consiglio che io sicuramente conserverò sempre per il mio lavoro. Una bottiglia per brindare il passato, una per il presente e una per il futuro. Allora, per il passato io voglio mettere, ad esempio, non so, quelle bottiglie che veramente tipo hai in cantina e sei emozionata a guardarle, come uno Chateau Margaux per esempio. E per il presente niente, per il presente io penso al mio pasticcio di aglianico, al mio shekar, perché vuol dire, dall'ebraico vuol dire offerta, a Dio, ok? Quindi ci metto questo. E il futuro per me è aglianico del vulture, l'Icos. Il miglior rimedio per superare una sbornia? Una bella dormita, un caffè e poi ritornare a bere. Senti, concludiamo la nostra chiacchierata con una battuta. A tutti gli astemi, cosa vuoi dire? Non sapete che vi perdete, convertitevi perché siete ancora in tempo. Emanuela, noi ti ringraziamo moltissimo per questa davvero simpatico intervento e ricordaci le coordinate per raggiungerti in cantina. Allora, la mia cantina si trova a Barile, via Nazionale per Rapolla, numero 87. Mandate una mail a info@vignemastrodomenico.com. Su prenotazione noi vi accogliamo e vi aspettiamo in Basilicata. Grazie, a presto. Ciao a tutti e buon proseguimento e cin cin. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter. Oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.